Noi sappiamo che il nucleare, almeno il nucleare tradizionale, che chiamiamo a fissione, cioè quello che fa uso di metalli pesanti radioattivi, quali principalmente l'uranio oppure il plutonio, ha degli effetti collaterali indesiderati. Un effetto irrinunciabile è la produzione di ceneri nucleari, di scorie, che possono essere attive e dannose per centinaia o addirittura migliaia di anni e non si sa bene dove mettere. Un altro effetto collaterale è che è una delle poche tecnologie in cui i costi di installazione sono confrontabili con i costi di smantellamento. Infatti lo smantellamento delle centrali nucleari in Italia ancora non è stato ultimato a distanza di decine di anni. E poi c'è l'ultimo effetto collaterale, rarissimo, inopinato, tuttavia possibile, come abbiamo visto, a Chernobyl o a Fukushima, cioè che in casi rarissimi il danno però possa essere devastante. E quando il danno è devastante bisogna eliminare anche la possibilità remota che si possa verificare. È per questo che personalmente non credo che la fissione nucleare possa essere la soluzione del problema energetico. Tuttavia c'è un altro nucleare, il nucleare a fusione, e vorrei definirlo nucleare buono. Cerchiamo di capire quale sia la differenza tra la fissione nucleare, cioè il nucleare tradizionale, e la fusione nucleare, cioè il nucleare che verrà nei prossimi decenni. C'è un principio fondamentale di fisica. Ricordiamoci un attimo di che cos'è il nucleo, di che cosa stiamo parlando. Se andiamo a consultare i manuali scolastici, vedremo che gli atomi sono costituiti da un nucleo, che è una carica positiva, e uno sciame di elettroni, cioè di particelle negative. Non c'è bisogno di sapere altro. Ora immaginiamo di prendere l'atomo, di spogliarlo di tutte le cariche negative, degli elettroni, quello che rimane è il nucleo. Immaginiamo che questo sia un nucleo, ma un nucleo di un metallo pesante, tipo l'uranio o il plutonio. Ebbene, il principio fisico ci dice che in questo caso, se spezziamo un nucleo pesante, otteniamo energia. Questa frammentazione in gergo si chiama fissione ed è per questo che parliamo di fissione nucleare e di produzione di energia da fissione. Mentre invece, al contrario, se i nuclei sono leggeri, e prendiamo ad esempio l'elemento più leggero che esista, l'idrogeno, che è anche il più abbondante dell'universo, la fisica ci insegna che si può ottenere energia non spezzando, anche perché non potrebbe essere spezzato il nucleo dell'idrogeno, ma fondendo, cioè unendo i nuclei di idrogeno in questa maniera. Ho preso due nuclei di idrogeno, li ho messi insieme, ecco qua, e ho fatto un nucleo più pesante, che per la cronaca è un nucleo di elio. In questo processo abbiamo prodotto energia, quindi se il nucleo è pesante bisogna spezzare il nucleo, se il nucleo è leggero invece bisogna prendere due nuclei e unirli, cioè fonderli. Ora, se c'è questa alternativa della fusione nucleare, perché non cerchiamo di utilizzarla? Il motivo è che non è così facile. Possiamo vederlo insieme qui. Immaginiamo che questi siano due nuclei di idrogeno, quelli che ho ora unito. Essendo i nuclei carichi con una carica elettrica ed essendo la carica elettrica uguale, sappiamo dal principio fondamentale di fisica che tendono a respingersi e quindi si comportano come questi magneti. Io cerco di avvicinare uno all'altro, ma l'altro gli sfugge. Ora, stando così le cose, come possiamo eseguire la fusione nucleare, anzi detta propriamente termonucleare? Possiamo capirlo in maniera semplice? Sì, la risposta è: possiamo utilizzare una metafora che è quella della mosca cieca. Tutti conosciamo il gioco della mosca cieca. C'è un bambino bendato all'interno di un circuito, di un recinto circoscritto, che deve catturare dei compagni, degli altri bambini che tendono a sfuggirgli. Allora, come si può aiutare il bambino bendato e cercare di attuare la fusione termonucleare? Beh, la prima cosa da fare è di restringere il campo di gioco, aumentare il numero dei giocatori. Quello che occorre è che questo bambino possa riuscire a correre velocemente, perché più corre velocemente maggiore è la probabilità di cattura, naturalmente. Come si fa ad aumentare la velocità dei nuclei di idrogeno?
sempre mantenendo il parallelo col gioco della mosca cieca, aumentando la temperatura. In fisica, microscopicamente, equivale a quanto velocemente si muovono le particelle di un sistema. Quindi, se noi riscaldiamo i nuclei di idrogeno, si muoveranno molto velocemente e sarà maggiore la probabilità di collisione e quindi di cattura. Questo è il motivo per cui parliamo di fusione termonucleare, fusione nucleare ad alta temperatura. Ma ci sono degli effetti collaterali. All'interno del nostro Sole, ad esempio, che è un grandissimo reattore termonucleare, le temperature che si raggiungono sono di 15 milioni di gradi, quindi elevatissime. Eppure la densità è molto alta nel Sole perché la massa è grande, mentre invece qui sulla Terra noi non possiamo raggiungere quelle densità. Quindi dobbiamo aumentare ancora di più la temperatura. Si parla di 150 milioni di gradi per poter fare la fusione termonucleare qui sulla Terra. E allora è chiaro che a quelle temperature nessun materiale solido può essere utilizzato per confinare i nuclei di idrogeno caldi, perché vaporizzerebbe immediatamente. E allora bisogna confinarli con un'entità immateriale, ad esempio un campo magnetico. Ma anche in questo caso c'è un difetto, che immaginiamo che il campo magnetico sia la mia mano e che questa pallina sia piena di nuclei di idrogeno. Quando tento di comprimere i nuclei di idrogeno, ecco che mi scappano da tutte le parti. Quindi questo campo magnetico deve essere molto intenso e deve essere molto omogeneo. Il percorso per arrivare alla fusione termonucleare è ancora relativamente lungo e accidentato. Però è un traguardo fondamentale, ineludibile, perché una volta che arriveremo a produrre energia elettrica da una fonte rinnovabile come quella termonucleare, visto che il combustibile si può ricavare direttamente dall'acqua del mare, ci saremo affrancati dall'uso dei combustibili fossili, che purtroppo sta avvelenando il pianeta ed è alla base dei cambiamenti climatici. Quindi, se è pur vero che è difficile, dobbiamo profondere tutte quante le energie, perché è un traguardo che dobbiamo raggiungere ad ogni costo.